Perfetto, siamo finalmente dal vivo, benvenuti tutti quanti, buonasera alle persone che già erano in attesa, buonasera a quelli che si stanno collegando, buonasera soprattutto al professor Marco Boniardi del Politecnico di Milano. Sei un esperto sul tema che andiamo a trattare, anche perché mi raccontavi, più volte abbiamo parlato, che il tuo lavoro comunque per quanto riguarda i metalli è molto lungo, no? Perché il tuo curriculum dal 90 ricercatore, professore dal 98, professore ordinario dal 2002 proprio di metallurgia, quindi hai 30 anni di esperienza in questo campo, no? Sì, e si vede dalla quantità e dal colore dei capelli che ho in testa, che sono ormai passati parecchi anni. E guarda, grazie tantissimo che hai accettato l'invito, anche perché il professor Marco, oltre a essere un esperto sulla metallurgia, in particolare anche parleremo, giustamente il canale è Vlas per la storia, quindi parleremo di armi e munizioni, anche un grande appassionato di storia militare, ma armi da fuoco, infatti so che appare ogni tanto anche su altri canali parlando specificamente di storia militare, di qualche poi, battaglia. Poi in particolare io soprattutto mi interesso del Settecento e dell'Ottocento, infatti ogni tanto, anche oggi ero insieme con dei colleghi dell'università, perché sono qui nel laboratorio dove faccio il responsabile, è un laboratorio privato dove faccio il responsabile scientifico, e sono qui a fare la live da loro. Con questi colleghi appunto mi dice: ah, ti interessi di queste cose? Ti interesserà la Seconda Guerra Mondiale? Gli ho detto no. Interessa il 700-800, per cui le armi a avancarica, le prime armi rigate, le prime armi a retrocarica, per cui il luminello, il fucile ad ago, lo chassepot, queste cose che conosci benissimo. Ti piacerà sapere infatti che proprio oggi ne discutevo con il mio caro amico Matteo, perché stiamo perfezionando una formula della palla Pricet come usata dall'esercito inglese in metà 800, perché non è semplice, non riusciamo a stabilizzarla, non capisco perché, ma vabbè, questa magari è una discussione per un'altra volta. Allora. La metallurgia, no? Un argomento che è uscito più o meno sempre accennato sul mio canale, dicendo che comunque per la costruzione di armi e munizioni ci sono degli importanti requisiti per quanto riguardano i materiali, ovviamente, e che storicamente parlando, per quanto riguarda la costruzione di queste cose, è un argomento estremamente importante, perché è facile soffermarsi sull'elemento, diciamo, superficiale della tecnologia, del come sono organizzate le parti in un brevetto, in un'arma, e come interagiscono tra di loro, ma quello che molti non capiscono, e io ho cercato di sottolineare più volte, è che l'aspetto della produzione e mettere in produzione una cosa del genere e fare in modo che, a parte che sia conveniente, ma che il materiale, il controllo qualità, il risultato finale sia corretto, sia utilizzabile, è la parte più importante, cioè la progettazione è veramente la parte facile. E i metalli, la qualità dell'acciaio nelle armi da fuoco, non solo l'acciaio ovviamente, ma anche altri metalli nelle armi da fuoco e nelle munizioni, ha dettato, come dire, la tecnologia per tantissimo tempo, perché bravo a fare un disegno, realizza questa cosa, ed è un tema però complicatissimo, no? Da dove possiamo iniziare ad affrontarlo, dimmi. Non lo so, vediamo, io ho fatto una presentazione. E infatti qui ce l'abbiamo, la condividiamo, poi hai visto, ho messo il tuo logo del tuo canale. Ho messo il Poli, visto che io faccio il professore di metallurgia al Politecnico di Milano, e come dico di solito, se qualcuno poi vuol venire a trovarmi, mi viene a cercare lì in via La Masa 1 a Milano, gli offro anche un caffè, ci beviamo e ci facciamo due chiacchiere. La cosa che il professore è alto più o meno come me, quindi questa non era una minaccia, era una cosa amichevole. Ho messo anche l'indirizzo di posta elettronica, così se qualcuno è interessato a questa presentazione, che non ha nessuna velleità di essere particolarmente scientifica o approfondita, non c'è niente di segreto, gliela giro senza problemi. Ecco. Anche perché abbiamo questa missione, soprattutto tu, questa missione di trasmettere in poco tempo in realtà concetti molto ampi ai quali hai dedicato 30 anni della tua vita, quindi direi che il compito è difficile e l'approfondimento sicuramente... Vedo anche che c'è un mio studente collegato, Alessandro Roncoroni, che dico un po' mi mancavano le sue lezioni, onestamente. Vabbè, salutiamo tutti quanti anche che sono arrivati, ma magari dopo affrontiamo le domande, ma passiamo al dunque, perché abbiamo tanto davvero da affrontare.
c'è tanta roba e facendo questa presentazione io tante cose le ho anche tagliate, vai avanti pure. Io, come vi dicevo, faccio professore di metallurgia e in questi ultimi anni abbiamo scritto anche 3 libri, per cui se qualcuno fosse interessato alla metallurgia degli acciai, abbiamo fatto metallurgia degli acciai parte prima, parte seconda e poi uno dedicato specifico sugli acciai inossidabili. Questi libri sono tutti scaricabili gratuitamente da quel sito che vedete, che è il sito mio, che sta per Failure Analysis e Forensic Engineering, che è l'attività di cui mi occupo io. Io sostanzialmente mi occupo di roba che si rompe, come mi dicono le persone. Cioè, quando si rompe qualcosa, la gente mi telefona e mi dice: senti, vieni qua, fai qualche analisi per cercare di capire cos'è successo, e spesso mi dicono: troviamo qualcuno a cui dare la colpa, magari qualcuno ci risarcisce i danni che abbiamo avuto. Vai avanti. Ecco qua. Ecco, poi se trovate anche altro materiale, è sempre tutta roba gratuita, volutamente io e il mio principale collaboratore, che è Andrea Casaroli, che saluto, non so se è collegato, abbiamo fatto questa cosa volutamente, nel senso che io dico di solito: se tu scrivi un libro, soprattutto un libro tecnico, dopo 3-4 mesi te lo ritrovi in PDF sui siti internet, allora facciamo una bella cosa, lo mettiamo noi e siamo a posto. Poi noi l'abbiamo stampato e fatto, editato con un gruppo siderurgico, che è il gruppo Lucefin di Esine in Val Camonica, che ringraziamo per l'aiuto che ci ha dato. E noi mettiamo a disposizione, io non mi occupo solo di acciai, mettiamo a disposizione anche molto materiale su altre tematiche. Per esempio, qui sono 2 opuscoli, 2 documenti che ha scritto Andrea Casaroli, uno sul rame e le sue leghe, l'altro sull'alluminio. Ci ho tenuto a riportarli perché, come sai benissimo, il rame è un altro dei metalli che va per la maggiore nelle armi da fuoco, munizioni, eccetera, eccetera. Rame e lega, appunto, molto utilizzato. Esattamente, vai avanti pure e vediamo la prossima diapositiva. Ecco, la cosa curiosa, è vero che io mi occupo di metallurgia, io mi sono laureato nell'88, sempre lì qui al Politecnico di Milano, e ho cominciato subito a occuparmi di metallurgia. Dall'anno scorso, con questo collega, abbiamo pensato di mettere in piedi un nuovo orientamento a ingegneria meccanica, quindi alla laurea magistrale di ingegneria meccanica, vale a dire il quarto e quint'anno, e io e questo collega, che secondo me è molto in gamba, probabilmente ci sta seguendo anche lui, che si chiama Carlo Gorla e che ringrazio, abbiamo pensato di mettere in piedi questo corso, Fondamenti di balistica ed esplosivistica. È una cosa che dal punto di vista tecnico, secondo noi, a livello italiano, non esiste. Io in particolare mi occuperò della parte, dal 2000 circa mi occupo di esplosioni esplosivi, e dal 2015 di balistica terminale, per cui io farò la parte di munizioni esplosivistica e balistica terminale, lui fa la parte di balistica interna, balistica esterna, e poi c'è la parte di legislazione delle armi. Abbiamo tanti seminari tematici e, come vedi, c'è anche un nome che dovresti conoscere. Non si dice, no? Ci sono tanti nomi che dobbiamo conoscere, ma potremmo avere delle sorprese al riguardo. Allora, e poi ecco, questa cosa, ecco, siccome noi stiamo lanciando questo tipo di tematica, faccio il prossimo mercoledì al Politecnico di Milano un seminario, una chiacchierata molto simile a questa, su tematiche diverse. Ti ho rubato qualche argomento, no? Pronti a potere d'arresto e curiosità balistiche, per cui lì parleremo di balistica lesionale, che è una delle tematiche che sono di mio interesse. La parte di balistica lesionale avrei voluto metterla dentro in questa presentazione, ma secondo me veniva fuori. Non ne usciamo più, infatti. Infatti non ne usciamo. Magari in futuro. Se al pubblico piace, quindi fateci sapere poi nei commenti cosa ne pensate. Perfetto. Oh, qui mi devi permettere un ringraziamento, e io dico sempre che non è assolutamente negativo ringraziare qualcuno da cui si è imparato qualcosa. Io, se ho imparato qualche cosa di balistica terminale, di balistica lesionale, di anche balistica esterna e interna, perché io non le insegnerò, ma le devi conoscere, è questa persona qui. È l'ingegner Christian Bettin, che secondo me è una persona estremamente competente, che ha anche pubblicato questi libri. 2 sono pubblicati in proprio, balistica esterna e balistica lesionale, l'altro invece è
disponibile, sono tutti disponibili, dovete scrivere direttamente a lui. Lui è un ingegnere meccanico, è un padovano, e lui dice sempre una cosa che io condivido e sottoscrivo in pieno: per occuparsi di balistica bisogna conoscere un po' le discipline tecniche. Bisogna conoscere la meccanica, i materiali, la termodinamica, la fisica, la cinematica, la chimica, cioè le esplosioni sono dei problemi di chimica, non puoi non conoscere la chimica. Cioè, la cosa che noi critichiamo è che c'è gente che si occupa di balistica e ritiene di essere un super esperto semplicemente perché ha sparato 4 colpi. Io adesso ti dico una cosa che magari ti sconvolgerà: io non ho il porto d'armi e praticamente non ho mai sparato. Per cui tu dici, ah, questo si occupa di queste cose senza... Perché prima o poi lo farò, perché una delle cose che devo fare l'anno prossimo è far fare delle analisi sugli esplosivi ai miei studenti, e quindi per poter detenere degli esplosivi sai benissimo che, anche se in piccole quantità, che è necessario avere il porto d'armi, e quindi mi sa che è una cosa che dovrò fare, ecco. Vai avanti pure, che così partiamo decisamente con la nostra chiacchierata. So che ci sono anche persone che magari non sono specialisti della balistica, quindi ho detto, vabbè, parliamo, facciamo un'introduzione di carattere generale. Infatti, facciamo una bella base, perché mettiamo tutti sullo stesso piano. Tendenzialmente i miei fan alcune cose le conoscono, ma è bene che facciamo una breve ricapitolazione affinché siamo tutti quanti sappiamo di che cosa stiamo parlando. Ecco, vai. Poi ti devo fare un complimento, perché i tuoi video sono veramente fatti bene dal punto di vista tecnico, perché hai un approccio, direi, scientifico. Cioè, quando affronti un problema lo affronti, se mi permetti, in maniera precisa, corretta. Quando non sai una cosa dici che è una cosa che va approfondita, o comunque sbaglio, per esempio, qui c'è in chat uno, questo Neutron Alchemist, che mi ha fatto notare con un commento un po' di tempo fa, prima o poi farò il video a riguardo, ma non riesco mai a uscirne, dove mi ha fatto notare che dico una cosa errata. Io ho coinvolto due miei amici ingegneri, non sicuramente al tuo livello, ma che mi hanno fatto un po' dei calcoli, delle simulazioni matematiche, per riguardava le armi a massa, perché io ho sempre detto che le armi a massa chiudono con l'inerzia del carrello e con la molla di recupero, e lui mi ha fatto notare, guarda, la molla di recupero è completamente irrilevante per la chiusura. E sai cosa? Abbiamo fatto la matematica. E ha ragione, ma io penso che sia questo l'approccio scientifico che mi è stato sempre insegnato, ecco, sperimentare, mettere in dubbio, farsi le domande, misurare, anche perché la scienza, la regola, secondo me, d'oro qui della scienza, che molti dimenticano, che la scienza è misurabile, come dire, è riproducibile, no? In questo senso. Poi magari un giorno parleremo di questo. Sì. Totalmente d'accordo, la differenza tra avere opinioni e avere dei dati di fatto è che uno misura dei parametri e dice, guarda, ho fatto così e ottengo questi risultati. Esatto, quindi ti ringrazio per il complimento, professore. La balistica è balistica interna, balistica esterna, balistica terminale. Vai alla prossima. Cos'è la balistica interna? La balistica interna è quello che succede genericamente all'interno della canna dell'arma da fuoco, nella camera di cartuccio e poi nella canna dell'arma da fuoco, quindi tutti i cinematismi, i meccanismi che mettono in movimento, per esempio, la ricarica della munizione, i problemi di pressione, il diagramma che vedi sotto a sinistra è la curva di pressione e di velocità in canna. La balistica esterna è quello che succede dal momento in cui il proiettile lascia la canna e colpisce il bersaglio, e sono problemi di dinamica e di fluidodinamica, perché quando il proiettile si muove nell'aria è sostanzialmente un fluido, l'aria, e quindi è un problema di fluidodinamica. E poi balistica terminale è quella che mi interessa e mi piace, perché soprattutto è un problema di materiali, il materiale del proiettile, il materiale del bersaglio e così via. C'è poi la sottobranca della balistica terminale, che è la balistica lesionale, che si occupa dei problemi degli impatti dei proiettili contro i bersagli vivi, quindi contro gli esseri umani piuttosto che contro gli animali. Vai avanti pure. Poi cominciamo a entrare nel merito, parliamo di munizioni. Io ho fatto un ragionamento, ho detto, parliamo di metallurgia applicata alle armi da fuoco, cominciamo a guardare la munizione, perché in generale, se c'è un settore in cui c'è dentro una componente molto importante dei materiali, e soprattutto dei materiali metallici, è il settore delle armi da fuoco. E qui ho detto, devo prenderne qualcuno.
Uno di questi ambiti è quello legato alla munizione, perché nella munizione ci sono tutta una serie di metalli e di leghe metalliche, e la stessa cosa, l'altro ambito di cui ci occuperemo sono le canne delle armi da fuoco. Qui vedete cosa succede in una munizione: semplicemente voi mettete la munizione in camera di cartuccia, l'otturatore chiude, l'otturatore, il percussore colpisce l'innesco, l'innesco fa la vampa, la fiammata che va a accendere la carica di lancio, il proiettile si stacca dal bossolo e impegna la rigatura e poi viene sparato fuori dalla canna. Niente di nuovo sul fronte occidentale, come avrebbe detto Remarque. Andiamo avanti. Ecco, adesso quindi vediamo un attimino il problema della munizione. Allora, una delle cose interessanti da dire è che le munizioni, per esempio, sono belle colorate, perché sono fatte con uno dei due metalli che nel mondo metallurgico è colorato, che è il rame e le leghe base rame, quindi quel colore rossiccio, giallognolo è tipico delle leghe base rame. L'altro metallo colorato che potrebbe avere un utilizzo nelle armi da fuoco, ma costa troppo, è l'oro. Va bene, andiamo avanti. Un po' troppo, sì, giustamente. Qui appunto vedete alcune tipologie di munizioni, no? Io cercando su internet le ho un po' raggruppate, e qui già si vedono alcune caratteristiche. Per esempio, tutte le volte che si osserva quel colore tendente al rossastro, io qui cerco di dare delle indicazioni, come dire, di tipo pratico. Poi è ovvio che se uno vuole fare un'analisi di dettaglio, banalmente si prende una munizione, come facciamo anche noi, la si taglia, la si seziona, si fa un'analisi chimica e si hanno i valori corretti della composizione chimica. Quando si vede un colore rossastro, vuol dire che è una lega base, è un rame puro o comunque una lega base rame con un contenuto di rame molto alto, direi superiore al 90%. Quando invece il colore comincia ad assumere quel colore giallo oro, vuol dire che stiamo parlando di un ottone, quindi di una lega rame zinco. Tenete conto che a volte, per esempio in questo caso vedete il rivestimento delle palle piuttosto che il bossolo, a volte sono banalmente rivestiti, altre volte invece è proprio un mantello o uno spessore metallico che viene utilizzato. Quindi a volte è un rivestimento, a volte è proprio il metallo in sé che è la parte che viene. Vedete anche già una cosa interessante: le munizioni russe, per esempio. Le munizioni russe 7,62x39 mm, che era la munizione della K-47 del Kalashnikov, ha il bossolo che è laccato con quel colore grigio scuro, non lo so, per proteggerlo dalla corrosione. Questo è uno dei problemi fondamentali delle munizioni, la protezione dalla corrosione. Ora, il tiratore, che lo fa per passione, ha anche modo di curare con una certa attenzione le munizioni e di conservarle in modo corretto, ma provate a pensare a uno scenario di guerra, uno scenario militare, la modalità con cui vengono conservate le munizioni. Cioè, un soldato che rischia di venire colpito magari si butta in una buca che è piena d'acqua, poi non è che ha tempo di mettersi lì a asciugare le munizioni una volta che è stato fuori. Quindi ci sono questi tipi di problemi. Una curiosità: le munizioni spezzate calibro 12, per esempio il bossolo, la parte inferiore della munizione, che è di quel colore giallo oro, ormai non sono quasi più in ottone, ma sono tutte in acciaio ottonato, quindi rivestite con un sottile strato di ottone. Come anche, mi stavo dimenticando, la munizione russa, il bossolo è in acciaio dolce, in questo caso rivestito con una laccatura per proteggerlo dalla corrosione. Vai avanti pure. Aspetta, c'è un po' di feedback. Volevo soltanto dire che riguardo a questa cosa della protezione della munizione, che il materiale è fondamentale, no? E due accenni molto semplici. Il primo accenno è che questo è uno dei principali motivi per cui non c'è stato mai una munizione senza bossolo, riuscita caseless, di successo. Esatto. Perché è fondamentale, perché come con le conservi,
è un problema fondamentale. È banalmente estremamente efficace nel conservare la polvere, l'innisco e l'integrità della... L'altro problema fondamentale per cui senza bossolo è che i gas di combustione li tiene il bossolo. Esattamente. La spinta la tiene l'otturatore, ma i gas non ce la fai a fare tenuta con un otturatore. Il massimo che sono riusciti a, qui mi prendi su quello che mi interessa, il massimo che sono riusciti a fare secondo me sono i francesi con lo chassepot, per cui con tutta una serie di sistemi di accoppiamento conico con delle guarnizioni, però dopo un po' perdono, per cui ecco, se qualcuno è interessato, io penso che tutti lo, almeno gli esperti lo sanno sicuramente, gli altri no, si può andare per vedere le dimensioni delle munizioni, in particolare dei bossoli e delle camere di cartuccia, si può andare sul sito del CIP, che è questa commissione internazionale permanente per la prova delle armi e delle munizioni, che esiste dal 1914 e che vede consorziate la maggior parte delle nazioni europee, c'è dentro anche la Russia, c'è dentro anche l'Arabia Saudita, adesso non vorrei, e mi pare che ci sia anche una nazione sudamericana, credo che sia il Cile, adesso non vorrei dire una cretinata, comunque sono disponibili tutte le schede tecniche per le varie tipologie di munizioni e di camere di cartuccia, e servono per esempio, non so, al banco prova di Gardone Valtrompia, se c'è qualcuno collegato saluto anche loro che li conosco, per fare le valutazioni di omologazione delle armi, delle munizioni e così via. Sottolineo una cosa, scusa, ti interrompo per i curiosi, non è l'unica organizzazione quella più usata in Europa, in particolare, perché l'altra c'è il cosiddetto SAMI, che è principalmente negli Stati Uniti. Esattamente. Cioè, la cosa che volevo dire è anche lì, uno ci va su e sul sito le schede sono tutte scaricabili gratuitamente. Passiamo alla prossima, una cosa interessante che c'è nelle schede, qui magari si vede un po' male, purtroppo ho dovuto fare una scelta, le schede ti permettono anche di valutare quella che è la pressione massima che si sviluppa durante la deflagrazione, durante la combustione della carica di lancio. E ci sono le indicazioni delle pressioni nominali e anche delle pressioni massime, perché penso che sappiate tutti che quando bisogna omologare un'arma al banco prova, cosa fanno? Sparano. Non mi ricordo se due o tre cartucce, adesso non vorrei dire una cretinata, con una carica maggiorata del 30%, infatti i livelli di pressione sono importanti. Perché sono importanti i livelli di pressione? Perché poi questi livelli di pressione sono quelli che servono per, come dire, costruire, progettargli intorno la canna, cioè l'oggetto, la canna, la camera di cartuccia, cioè l'oggetto che deve contenere questi livelli di sollecitazione meccanica. Che sono altissimi, ricordiamo, le pressioni dentro l'armi da fuoco sono, cioè non le incontriamo, penso, nella vita quotidiana, sono pressioni veramente incredibilmente alte. Cioè, diciamolo, quindi lo stress meccanico su queste cose è veramente molto alto, e devono essere appunto pensate correttamente con i giusti materiali, appunto. Esatto. Vai pure alla prossima. Ecco, qui ho detto, vabbè, facciamo una slide con i problemi dei proiettili, no? E io direi che il primo problema ma il problema di tutte le costruzioni è quello dei costi, cioè il tiratore, l'appassionato, magari sulla questione costi a volte passa in secondo piano rispetto a tutta una serie di altri aspetti. Ma se uno pensa a quello che è il mondo militare, la prima cosa che pensa sono i costi. La prima cosa che pensa è la logistica, per cui trasportare le munizioni ha un costo, e quindi si ragiona in quell'ottica lì. Non tanto, e adesso dico una cosa che magari è un po' critica, cioè a noi piacciono tanto le questioni di balistica, il volo, la stabilità, il potere penetrante, il potere... Stavi per dire potere d'arresto. Il potere d'arresto non esiste così. Diciamolo, abbiamo detto tante volte, viene ribadito anche qui dal prof, quindi dovete ascoltare lui. Sì, ma... scusami, allora, continuo, ti interrompo. No, vai tranquillo. Il costo, appunto, è fondamentale la questione logistica, perché molte volte nella storia gli eserciti hanno scelto soluzioni e compromessi di costi di logistica, no? Famoso il caso del passaggio del 223 dall'adozione da parte americana e poi NATO, no? Qual è il principale vantaggio del 223?
che pesa la metà, cioè, e da persona che ha scaricato tonnellate intere di questa roba, lo so che pesa la metà, perché sì, pesa la metà. Il problema è che infatti uno dice ma ci sono degli effetti, la verità è che pesa la metà, siccome poi nella realtà si dice così gli dai il doppio di munizioni ai soldati, non è vero, gli dai le stesse munizioni, ma peso che una volta trasportavi per un soldato adesso lo trasporti per due, quindi hai cioè è un risparmio che forse le persone non hanno idea, ma è una cosa per un esercito è fondamentale, per un esercito che ha problemi di logistica spaventosi perché deve portare in giro, dar da mangiare, approvvigionare una quantità infinita di uomini, è un, cioè, pensate adesso all'esercito russo, all'esercito ucraino, che problemi ci devono essere, cioè sembra semplice, ma allora, altri due parametri che sono importanti nei proiettili sono indubbiamente la durezza del proiettile e la deformabilità del proiettile, perché ci sono delle caratteristiche che il nostro proiettile deve avere quando colpisce il bersaglio, per cui in talune condizioni, poi le vedremo meglio, deve essere duro, in tal'altre condizioni è opportuno che si deformi, no? E i parametri tecnici che in qualche modo ci servono, che utilizzeremo per spiegare cosa succede a un proiettile, cosa succede, scusate, a un bersaglio quando viene colpito da un proiettile, sono la densità sezionale, che non è altro che la massa del proiettile diviso l'area, la sezione che colpisce il proiettile, l'energia cinetica del proiettile, che è un mezzo la massa per la velocità al quadrato, e la densità di energia, cioè la stessa energia cinetica concentrata sull'area colpita dal proiettile. L'ultimo problema dei proiettili, che io mi sento di segnalarvi, è, l'abbiamo già detto prima, i problemi di corrosione, per cui più di tanto non mi soffermo. Li vedete in alto a destra, un tipico proiettile. Voi sapete tutti che i proiettili sono in piombo, con quella camiciatura di rame che è abbastanza tipica del proiettile full metal jacket, quindi incamiciato di rame, BT Bottail, per favorire gli effetti fluidodinamici durante il volo, e quello è, come dire, il tipico proiettile a cui ci si riferisce, dice questo è un po' lo standard. Poi ci sono tutta una serie di variazioni sul caso che magari prenderemo in considerazione. Vai pure alla prossima. E, ecco, qui vi faccio vedere un po' un altro tipico proiettile, il calibro 9 full metal jacket, 9x19 o 9x21, insomma. Tanto adesso questa anomalia che era tutta italiana, sì. per cui i proiettili 9 mm all'estero li chiamavano il 9 mm italiano, no? E adesso è un po' sparita. Ecco, lì vedete, ci tenevo a farvi vedere come vengono fabbricati. Questa immagine che vedete a destra me l'ha girata Christian Bettin e fa vedere appunto come viene fatto un proiettile. Vedete, si fa una specie di le immagini vanno lette da sinistra a destra. Quindi vedete una specie di bicchierino che viene di rame, che viene progressivamente di rame, o normalmente la camicia dei proiettili è una lega di rame con il 5-10% di zinco, quindi è un ottone, viene progressivamente allungato perché il rame è molto deformabile, gli si fa si fa la sede per il nucleo di piombo, ecco. I tipici materiali che vengono utilizzati per la realizzazione dei proiettili sono il piombo, e anche qui sul piombo ci sarebbero da dire tante cose, perché il piombo voi lo potete alligare, quindi aggiungere al piombo anche l'antimonio SB, si vede là in alto, se voi volete una lega di piombo antimonio, ovviamente con una maggiore durezza. Più la quantità di antimonio è elevata, più il piombo è duro. Più il piombo è puro, 100% in purezza, il metallo è molto duttile, molto deformabile. E ci sono, per esempio,
ritorno alle mie reminiscenze del 7800. Il proiettile tipo Minier, se voi lo fate con una lega piombo antimonio, non espande. Guarda, hai preso, scusami se ti interrompo in questo momento, perché hai centrato una cosa che ho discusso molto recentemente con Matteo, che si saluta tra l'altro con il quale vado a sparare, perché facevamo delle munizioni per quel test del 12, svuotando in realtà i pallini, no? I pallini, solitamente quelli da piccione e da piattello, sono leghe piombo antimonio abbastanza dure, no? E infatti lui me l'ha detto questa cosa, io ho detto, non pensandoci, ma lo ricicli in qualche maniera, lo usi per esempio per fare le palle minie, perché lui si fonde le palle minie. La risposta di Matteo intelligentemente è stata no, è troppo duro. Infatti essere piombo più puro possibile. Vi racconto una cosa divertente. Io sono abbastanza esperto di leghe basso fondenti, perché quando ero più giovane, perché non sono vecchio, quando ero più giovane fondevo i soldatini. Per cui i soldatini sono fatti con delle leghe piombo, stagno e antimonio, no? E lo stagno perché dà anche un aspetto migliore, che nel caso delle palle non si usa. E appunto lì si vede che se tu usi solo il piombo e gli metti un po' di antimonio aumenta la durezza, e quindi hai la possibilità di, come dire, di variare le proprietà che ti interessano, quindi durezza e deformabilità, che sono proprietà antagoniste, se va su una va giù l'altra e viceversa. Volevo dire una cosa di carattere generale a beneficio di tutti, ed è un problema di natura metallurgica. Se tutte le volte che voi usate un metallo puro, voi avete elevata deformabilità e bassa durezza. Il motivo per cui industrialmente si usano sempre le leghe metalliche, cioè il metallo con un altro metallo, è per aumentare la resistenza meccanica. Okay? Quindi quando io voglio resistenza meccanica uso una lega, per cui non si usa il ferro puro ma si usa l'acciaio, che è una lega tra ferro e carbonio, non si usa il rame puro ma si usa rame zinco, che con tenori via via crescenti di zinco dà maggiori livelli di durezza e così via. Leggo qui nei commenti che qualcuno scrive, quindi il piombo non è sostituibile. Non è vero, come sai benissimo, hanno fatto proiettili un poco, non dico con tutto, ma guardate che in teoria si potrebbero fare proiettili con tutto. Si tratta di trovare un materiale che abbia un'elevata densità e anche, se serve, un'elevata durezza, quindi e che costi poco. Bravo. L'altra questione è che costi poco. Comunque, per anticipare alcune cose che vedremo anche dopo, sai benissimo, e non dico niente di nuovo, che si fanno proiettili in cui il corpo, il nucleo, è per esempio in acciaio, il nucleo, il corpo, tutto il proiettile è in rame, in tungsteno o in carburo di tungsteno. Mm-hmm. Tutti dicono tungsteno, ma il penetratore dei proiettili è carburo di tungsteno, che è un composto. Vabbè, anche lì c'è un mondo di gente che ci lavora e niente, poi c'è tutto il problema dei rivestimenti, per cui spesso tu vedi un colore all'esterno. Magari vedi il colore giallo oro, ma diciamo il corpo non è in ottone come indurrebbe a credere il colore giallo oro, ma è in acciaio ed è semplicemente ottonato. Passa alla prossima, che mi pare che c'è il proiettile. Questo è il 545 per 39, che è la nuova la munizione della K74, tu correggimi se sbaglio, perché qui lo specialista... Stai dicendo tantissimo, una munizione che io amo, perché è una delle munizioni meglio realizzate nella storia delle armi leggere, secondo me, la adoro. Questa munizione, e questa qui si vede quella che è la mania dei russi. La mania dei russi, che poi non lo so se sia una mania, secondo me è perché costa meno, il corpo del proiettile è in parte in piombo, ma buona parte del corpo del proiettile è in acciaio, come anche l'involucro che tiene dentro il corpo del proiettile, che è in acciaio dolce, perché ovviamente, adesso ci arriviamo perché è interessante, perché ovviamente il mantello, non mi veniva il termine prima, il mantello del proiettile deve mordere sulla rigatura, e questo è un problema, quindi deve essere deformabile, non deve essere troppo deformabile, sennò il proiettile si distrugge, e non deve essere troppo duro, perché sennò si mangia la rigatura, uno continua a sparare, a un certo punto butta via il fucile perché si è mangiato la rigatura. Passa alla successiva, che si vede in dettaglio come è fatto il 545 per 39. Guardate l'immagine, quella a destra. Si vede che il nucleo di acciaio,
dove c'è scritto steel, non è direttamente a contatto con il mantello, ma ha un sottile film di piombo all'intorno, prima di arrivare al mantello in acciaio, che è un mantello, è tutto in acciaio dolce, non è, spero che a nessuno venga in mente di pensare che siccome qui il nucleo è in acciaio, quello è un proiettile perforante, assolutamente no. Il mantello è fatto così ed è in acciaio e c'è questa, diciamo, questo film, questo straterello di piombo, perché nel momento in cui il proiettile morde sulla rigatura della canna, il piombo che sta sotto fa un po' da cuscinetto e quindi favorisce, migliora ulteriormente la deformabilità dell'acciaio dolce, che di per sé è un pochettino più duro del rame o delle leghe rame zinco, e quindi il semplice rivestimento in acciaio non è l'ideale, perché magari sul lungo periodo può dare origine a, come si dice, a dei danneggiamenti usura. Ti faccio una domanda, scusami, perché c'è anche Dennis, è molto interessante, perché io forse sulla risposta, ma non ho mai avuto conferma al 100%, potremmo dire, di questa cosa. La cavità del 545, da quanto ho saputo, sono per due ragioni. Primo, una questione puramente aerodinamica di bilanciare correttamente il baricentro del proiettile. Ma la seconda cosa, che ho letto da qualche parte, ma non ho mai avuto modo di testare, sarebbe interessante, che all'impatto, diciamo, questo parte centrale di piombo e di acciaio va più avanti, diciamo, nel proiettile, nell'incamiciatura, cambiando nel baricentro e provocandone appunto la rotazione su se stessa e molte lesioni, appunto. A me sembra un mezzo mito, a me sembra più conseguenza del fatto, allora, questo, diciamo. Di questa cosa, siccome ero curioso anch'io, ne ho parlato proprio con Christian Bettin e lui mi ha detto: ma no, guarda, l'empty space, quello che si vede in questa immagine e che si chiama empty space nella parte di nella punta, sì, è semplicemente l'effetto tecnologico di quando fanno il proiettile, per cui fanno la camicia, gli mettono dentro il piombo colaminato con il nucleo di acciaio e poi lui, giustamente, ed è assolutamente ragionevole, quando ha il peso giusto lo tranciano in corrispondenza della base del proiettile. Per cui quindi è una cosa di produzione. Per cui rimane un empty space che in teoria dovrebbe essere sempre costante, in pratica... Cioè, la verità, cioè quello che tu accennavi, cioè il fatto che il, chiamiamolo, nucleo avanza nello spazio libero e crea degli effetti particolari, non ci credo. Come anche la questione del ribaltamento, questi proiettili quando impattano ribaltano e quindi cambiano la loro densità sezionale e questo è l'effetto, uno degli effetti delle ferite. L'altro effetto importante della ferita è la velocità con cui vengono sparati questi proiettili, perché c'è una bella differenza tra i proiettili da arma lunga, le munizioni, e poi ovviamente i proiettili da arma, le munizioni da arma lunga e le munizioni da arma corta. Stiamo parlando di livelli di energia completamente diversi, doppi o tripli quelli delle armi lunghe rispetto a quelle delle armi corte, per cui tutto qua. Vediamo la prossima. Andiamo che avanti. Mi piace sia, ecco qui un po' di caratteristiche. Ecco, quando io devo fare un proiettile, la prima cosa che vado a guardare è la densità. Sicuramente voi tutti avrete sentito parlare del fatto che il piombo bisogna eliminarlo perché è nocivo, come possiamo fare un proiettile diverso? Boh, qualcuno dice facciamolo d'acciaio, quelli che sparano le munizioni spezzate, no? I pallini. Facciamo i pallini d'acciaio, la densità è molto diversa, quindi gli effetti sono molto diversi. Il più banale e che conoscono tutti è il fatto che la rosata si espande molto prima rispetto al fatto che la rosata di pallini in piombo rimane concentrata, perché penso, è una questione di balistica esterna, penso che sappiano tutti che mentre un proiettile leggero è facile da spingere, quando è in volo perde molto più rapidamente velocità rispetto a un proiettile pesante, che rimane, cioè mantiene la sua energia molto più agevolmente. Quindi, ad esempio, non lo so, volete aumentare il peso, la densità, quella che una volta si chiamava il peso specifico, si potrebbe sparare dei proiettili di bismuto. I costi sono diversi, il problema è che il bismuto, anche io ogni tanto vado a guardare sui siti e vedo anche cose che dico: ma cosa scrive questo qua? Ci sono dei siti che dicono: no, ma il bismuto va bene, mentre il piombo è nocivo, il bismuto va bene. Non è vero.
il bismuto, come tutti i metalli pesanti, è nocivo, è un po' meno nocivo del piombo, questo è vero, però è un problema, perché è un problema. Se tu poi vuoi fare un proiettile perforante, allora lì hai diverse possibilità e diverse scelte, come vedremo fra un attimo. Ti puoi fare il perforante dei poveri, come lo chiama Christian, che è in acciaio duro, però ha una densità bassa, oppure puoi fare il perforante dei ricchi, che te lo fai in tungsteno. Lì vedete, ho messo anche in tungsteno, in carburo di tungsteno, ho messo anche l'uranio impoverito, perché penso che molti conoscano fatto che si usa nei penetratori, negli APFSDS, Armor Piercing Fin Stabilized, Discharging Sabots Fin Stabilized, sì, quindi sì. La munizione perforante dei carri armati è stato usato per lungo tempo, l'uranio impoverito, il quale quando impatta, per la meccanica dell'impatto, va in forma pulvirulenta, e se viene inalato è pericoloso. Ecco. Diciamo una cosa che non si potrebbe dire. In teoria è stato bandito, secondo me lo stanno usando anche adesso, ma vabbè, lasciamo perdere. E dall'altra parte avete i livelli di durezza, quindi li vedete un po'. Cioè, quando io faccio una munizione, l'altro problema che ho è se la munizione... quando faccio un proiettile, l'altro problema che ho è se è troppo dura, io la devo in qualche modo incamiciare, perché altrimenti mi danneggia la canna, mi danneggia le rigature della canna da cui viene sparata. Andiamo pure avanti, perché poi sennò qui diventiamo troppo tecnici e la gente si stufa. Allora, qui ho dovuto fare una scelta, ho detto, parliamo di balistica lesionale, di proiettili perforanti, o parliamo di balistica lesionale? Ho detto, parliamo di balistica dei proiettili perforanti. Se qualcuno è interessato alla balistica lesionale, viene a sentirmi mercoledì prossimo al Poli, o mi scrive che gli giro il link, così lo può seguire a distanza. Cosa devo fare se voglio migliorare la capacità di un proiettile a penetrare una barriera? I proiettili, noi sappiamo che volano con una certa velocità e hanno una certa massa, quindi hanno un'energia cinetica, che è un mezzo MV quadro. Vai alla prossima. Se io voglio aumentare la capacità di penetrazione per passare da parte a parte una barriera, quindi una piastra corazzata, un giubbotto antiproiettile, io cosa devo fare? Devo aumentare la cosiddetta densità di energia, cioè l'energia sull'area che viene impattata. Poi, siccome per quelli che sono avvezzi ai passaggi matematici, siccome la massa diviso l'area è anche la densità sezionale, di fatto più la densità sezionale è elevata, più il proiettile è perforante, più è veloce, con la velocità elevata al quadrato, più il proiettile è perforante. Aggiungo una cosa, è un piccolo inciso: quando invece si parla di balistica lesionale, la lesione è inversamente proporzionale alla densità sezionale. Più la densità sezionale è bassa, più la lesione è elevata, ma qui non approfondiamo. Lì vedete i due modelli di perforazione, che sono il modello di fustellatura e il modello di deformazione plastica, e sotto vedete anche quando si verificano: materiali fragili, lamiere sottili, materiali duttili, lamiere. Andiamo alla prossima, che mi pare che ci sono. Ecco, qui avete i proiettili perforanti. Visto che sapevo che ti piaceva 5,45x39, ho trovato questa immagine, lì si vedono, vedi il perforante, vedi le tipologie, no? Dei vari proiettili perforanti. Guardate l'ultimo è con il perforante in carburo di tungsteno, no? Per cui li vedete che l'hanno tolto, perché sarebbe stato anche difficile riuscire a sezionarlo, mentre invece nei due in acciaio si vede che il perforante in acciaio e si riesce a sezionare. Vai, vedo che c'è anche collegato un mio studente, Andrea Zinzi, miglior professore del Politecnico. Le sue lezioni di metallurgia sono state uno spettacolo, che detto così sembra che faccia uno show in aula, no? Questo è l'altro, per,
Questo è l'altro perforante, questo è il perforante NATO, no? Quello, il Green Tip, giusto? Giusto? Mm-hmm. Correggimi se sbaglio. Green Tip, e che in realtà, se mi permetto, non è mai stato inteso come un perforante, perché sì, no, perché la NATO tendenzialmente, con la classificazione di colori, no, i colori che usa la NATO, hanno un significato specifico, e il perforante solitamente è segnato come con il nero, e hanno un'altra palla specificamente, ora non mi ricordo la designazione esatta, che è considerata perforante, no? Black Tip. Il Green Tip è considerato perforante per la legislazione degli Stati Uniti, quindi è una cosa abbastanza specifica, no? Siccome è di acciaio, acciaio duro solo una parte, perché il resto è in piombo, appunto. Semplicemente con la M855 e poi la 855A1, quello che si voleva fare è fare un best of both worlds, potremmo dire, quindi che sia possa cavarsela con qualche protezione leggera, con qualche sai, quando ci sono questi scenari di combattimento, ci sono finestre, ci sono porte, ci sono muri e quant'altro, ma anche che abbia la densità e il peso corretto con l'utilizzo del piombo. Quindi direi che è una munizione universale, militare, che cerca di fare entrambe le cose contemporaneamente, e per la legislazione americana è assolutamente una munizione perforante. Ma l'essere perforante non è il suo primo scopo, potremmo dire che, per usare un termine d'artiglieria, che è una semi-perforante, senso, perché ci sono vere munizioni perforanti che fanno ancora meglio il loro lavoro. Sì. Ti faccio io una domanda, poi rispondo a delle cose che sto vedendo. Io ho trovato che comunque questo proiettile, come dire, le blindature leggere e i giubbotti antiproiettile li perfora. Ovviamente c'è da dire quale tipo di, di blindatura, quale tipo di livello. Lo fa assolutamente, no? Perché, ripeto, non è che non è perforante in senso stretto, ma è un semi-perforante. Sì, ecco, è una munizione il cui scopo è essere universale, più universale possibile, appunto per una cosa che hai detto anche, perché mentre per essere perforante, come dire, deve essere più densa possibile l'energia tutta concentrata nel punto più piccolo possibile, per la balistica lesionale deve essere il contrario praticamente. Quindi spesso si hanno le situazioni dove si ottiene una munizione molto ben perforante, ma che fa poco danno a livello lesionale, appunto perché fa poca sezione sui tessuti, e ovviamente succede il contrario. Quindi la M855 e la A1 attuale è quello che cerca di fare adesso, no? Tendenzialmente di fare un meglio degli entrambi i mondi per un uso più generale possibile. Ecco, non so se mi sono spiegato. Allora, c'è qualcuno che chiede del Lincoln in chat. Uh-huh. Allora, chiariamo un equivoco che vedo ribadito. Lincoln è una lega base nickel, e per fare le munizioni non si usa perché costa troppo. Se c'è un metallo industrialmente utilizzato che costa parecchio, è il tungsteno, uh-huh, ma è anche il nickel. In tutte le applicazioni industriali, quindi non munizioni, quando si può si cerca di evitare di utilizzare le leghe base nickel. Peraltro le leghe base nickel non sono molto dure e quindi non è che vadano molto bene. La soluzione di questo proiettile, come capite, è avere la parte anteriore in acciaio duro, perché comunque un proiettile che deve in qualche modo colpire e perforare un bersaglio deve avere una punta dura, passami il termine, e poi ha la coda in piombo, perché bisogna aumentare la massa, bisogna aumentare quindi la densità del materiale utilizzato. Se fosse solo piombo si deformerebbe all'impatto su un bersaglio duro, e poi è un proiettile affusolato, per cui comunque c'è tutto il problema del centro di spinta, che non è nella stessa posizione del centro di gravità, per cui quando colpisce il bersaglio a un certo punto si ribalta. Guarda, ho proprio trovato, scusami, cercavo proprio questa cosa in questo momento, mi ricordavo bene, appunto c'è la Black Tip NATO, che è la M995, che è in tungsteno proprio, che è proprio perforante, anche se lo scopo primario, da quanto sto leggendo, non è tanto giubbotti antiproiettili, ma per dare più potenza di fuoco nel caso ci fossero veicoli. È una cosa che gli americani hanno molto introdotto, usato in Iraq, proprio quando, non so, c'era qualcuno con un veicolo e bisognava sparare al veicolo per fermarlo, allora li usano appunto le Black Tip, in particolare nelle
nelle mitragliatrici leggere. Magari dopo ti mando queste informazioni, che ho trovato un paper, tra l'altro fatto da dei polacchi, quindi molto interessante, perché vedo che ci sono molti, molti dati che secondo me tu saresti perfettamente in grado di interpretare, a differenza di me. Intanto che andiamo avanti, rispondo a Mirko Morselli, che mi chiede se il corso è frequentabile dagli studenti di ingegneria chimica. Sì, viene a trovarmi, viene a parlarmi, scrivimi, ci mettiamo d'accordo, ci beviamo un caffè insieme e ti racconto un po'. È un corso da 10 crediti, per te che sai cosa vuol dire. Poi passiamo dal problema del proiettile al problema del bossolo. E anche qui, io come primo punto, io ci metto il problema dei costi, perché il problema dei costi è fondamentale. E il secondo problema è la resistenza del bossolo e la sua deformabilità. Perché la resistenza? Perché il bossolo deve tenere le pressioni di combustione della carica di lancio e quindi deve comunque in parte deformarsi per aderire alla camera di cartuccia e poi recuperare per poter essere estratto, e deve essere realizzato per deformazione plastica, cioè un tubetto allungato, e quindi deve essere deformabile. L'altro problema è la corrosione, è accoppiato con il proiettile e il problema fondamentale è la corrosione. Qui cosa si usa? Qui è una cosa interessante. Tipicamente si usa l'ottone, oppure si usa l'acciaio dolce rivestito, quindi laccato, verniciato, ottonato, ramato, c'è un po' di tutto. Ho visto che ci sono delle munizioni nuove, moderne, per esempio con il case, il bossolo, a me ogni tanto vengono i termini inglesi, il bossolo in polimero. È un mondo che usa molto gli termini inglesi, quindi è normale anche a me. Il materiale polimerico, ho visto che, adesso non so se sia vero, tu confermamelo o meno, che l'esercito americano sta ragionando sul passare a questa nuova munizione 6.8x51 mm, che dovrebbe essere la munizione le armi individuali, fucile d'assalto e della mitragliatrice. La mia espressione era perché potrebbe rivelarsi un enorme buco nell'acqua questo programma, francamente, perché c'è una serie di problemi non indifferenti, però alla fine non hanno usato un bossolo in polimero, ma un bossolo bimetallico, in realtà. Ah, ok. Non so se l'hai visto, magari ti mando questa cosa, dove c'è una base in acciaio. Quello, se tu vedi, adesso non so se si vede il mouse, si vede il mouse che sto indicando? No, non credo. No, purtroppo, perché sono io questo. Si vede, se voi guardate, allora, il corpo è in materiale polimerico, tra l'altro ho cercato di approfondire per capire quale polimero fosse, ma non l'ho scoperto. La base, la parte inferiore dove va dentro l'innesco, invece si vede che è un dischetto in acciaio inossidabile. Sì, questo te lo confermo, è un dischetto in acciaio inossidabile, se qualcuno è interessato, è un dischetto in acciaio inossidabile austenitico tipo AISI 304, però non ho capito di che cosa è fatto il corpo. Un'altra cosa che ti faccio notare è, guarda come è fatto il colletto. Vedi che è molto particolare il colletto. Sì, infatti è una forma abbastanza che non si vede nei bossoli d'acciaio. Infatti è una forma strana che lo fanno, secondo me, per migliorare la resistenza del bossolo, perché i polimeri comunque hanno una resistenza meccanica che è inferiore. Quindi anche se ho sentito, sai qual è il più grande problema? Questa è una cosa che ho sentito con questi esperimenti del polimero: la temperatura. Perché il metallo, l'ottone e l'acciaio, no? Che sia il bossolo, aiuta tantissimo con l'assorbire le temperature, e mentre il polimero no, quindi le armi si scaldavano molto rapidamente con tutti i problemi che poi derivano. Assolutamente. Secondo me c'è anche un altro problema: riuscire a clampare il proiettile in corrispondenza del collarino, perché mentre metallo su metallo tu ce la fai perché deformi, col polimero... Io ho qualche dubbio, soprattutto sapendo come poi vengono maltrattate le munizioni. Cioè il problema è che in laboratorio o su un banco di prova va tutto bene. Il problema è ragionare quando poi questa roba viene maltrattata, perché viene maltrattata. Scusa, andiamo avanti, se no non finiamo più, perché io mi perdo via. Prossima pagina, quindi sì? Sì, vai. Okay, vai. Ecco, lì vedete sopra lo sviluppo della produzione di un bossolo. Anche qui è simile alla produzione del mantello del proiettile, per cui vedete un bicchierino di ottone, perché i bossoli sono in ottone, sono leghe, rame, zinco, comunque sono ottoni,
per chi si interessa di metallurgia, sono i cosiddetti ottoni rossi, perché gli ottoni si dividono in ottoni rossi e ottoni gialli. Gli ottoni rossi sono gli ottoni fino al 30% di zinco, dal 40 in poi sono gli ottoni gialli. Gli ottoni che vengono usati normalmente sono gli ottoni gialli. Un'applicazione civile degli ottoni rossi sono gli strumenti a fiato, quelli che si chiamano gli ottoni. La tromba, ecco, sono fatti con questi ottoni. Sono degli ottoni che sono molto deformabili, mentre gli ottoni gialli sono resistenti ma non deformabili. E in questo caso sono leghe rame con il 5-10% di zinco. Ti faccio notare una cosa interessante, che tu la conosci sicuramente facendo ricarica. Guarda le frecce, vedi il colore diverso del bossolo, la parte in prossimità del proiettile viene trattata termicamente, perché il bossolo deve avere una resistenza meccanica diversificata in corrispondenza della parte inferiore, dove c'è l'innesco, dove si devono sostenere le maggiori pressioni dovute alla combustione della polvere, e invece la parte in corrispondenza del proiettile, che deve essere più deformabile perché deve poter clampare il, io uso questo termine che non è italiano, ma deve, come dire, per deformazione plastica la parte finale del collarino deve agganciarsi sul proiettile e lo deve tenere, però non lo deve bloccare, perché sennò la munizione in camera scoppierebbe, ma a un certo punto lo deve rilasciare. Quindi è anche interessante ingegneristicamente, perché tu hai un metallo, un materiale, una lega che... Non solo, scusa se ti interrompo, non tanto nel 308 quanto nel simile ma non uguale 762x51 NATO. La camera del 762 NATO, proprio qui in corrispondenza della fine del bossolo, dove c'è l'ogiva, ha un po' di spazio, quindi in realtà lì il bossolo deve potersi espandere un po' più liberamente, quindi essere un po' più malleabile da questo punto di vista, per non rompersi e per rotturare correttamente. Questa camera un po' più lunga, che se non sbaglio del 308 rispetto al 762 NATO, la 762 ce l'ha di 0,4 mm più lungo in quel punto, è per compensare tendenzialmente difetti di produzione in caso di guerra o anche sporcizia all'interno della camera, ma proprio per questo lì, in particolare nella 308, vediamo questo trattamento piuttosto che in altri calibri. Viene fatto anche per tanti altri calibri, no? Ma è tipico vederlo proprio, almeno nella mia esperienza, sul 308, proprio per questa questione della cameratura, delle armi camerate, in realtà in 762x51 NATO, che hanno questi 0,4 mm in più di spazio, per cui la deformazione deve essere maggiore senza rompere il bossolo. Correggimi se tu magari hai altre informazioni. No, anzi, stavo per dirti, ecco, questo è il motivo perché tu devi venire a parlare con i miei studenti, perché io queste questioni di dettaglio che ti derivano dalla tua esperienza usando le armi e sparando, io non ce le ho, e quindi mi metto lì a sentire anch'io, imparerò anch'io, così ti vengo a sentire. Ma davvero, non sto mica scherzando, guarda che, perché alla fine... noi dobbiamo pensare che la cultura, la formazione, anche quello che viene in università, non devono essere una specie di iperurania che sta, cioè bisogna avere la cultura deve arrivare, le conoscenze devono arrivare da tante parti, cioè non si può restare ancorati. Vabbè, è un discorso lungo che no, invece c'è un'osservazione interessante che vale la pena ribadire sui polimeri. Quello che dice il Neutron Alchemist, dice sì, il problema è il calore, cioè che cosa succede. Come tutti sapete, quando sparate più munizione, a un certo punto la camera di cartuccia, la canna si surriscaldano. Quando tu inserisci un polimero, e i polimeri di loro sono degli isolanti termici, però hanno delle temperature, sono tutti polimeri termoplastici. I polimeri si dividono in due categorie, i termoplastici e i termoindurenti. I termoplastici sono quelli che, come dico io, si sciolgono all'aumentare della temperatura. Tu puoi imporre temperature diverse a cui avviene il passaggio del comportamento, però più di tanto non è certamente un metallo, per cui sì, assolutamente quello è un problema, quello del surriscaldamento della canna e della camera di cartuccia, in cui poi ci va dentro una munizione con il case, con il bossolo in polimero, è un problema. Vai pure avanti. Ecco qua. C'è scritto Matteo Orlandi, mi dice che ti deve prestare il file per fare lezione. Assolutamente. Allora, canne, indica, sativa, no, scherziamo, parliamo di canne di armi. Che poi dopo la gente si stufa a sentirci troppo, perché ho riportato un po' di armi, un po' di
ormai poi le canne le fanno tutte belle colorate, adesso c'è anche l'idea di farle in acciaio inossidabile, per cui adesso diremo anche due parole su quello, ecco. Lì vedete un po' di tipologie, ho messo qualche, siccome è sempre bello, no? Invece di sentir parlare una persona, guardare le immagini, no? Sai che cosa dico ai miei studenti? Che così scherziamo un po' e ridiamo un po', no? Io dico che quando si parla, si fa una lezione, no? Bisogna fare delle belle slide con delle belle immagini, delle belle figure, perché tanto le persone che vengono a sentire è un po' come quando sfogliano Playboy, no? Io sono vecchio e quindi per me, quindi prima guardano le figure, poi magari leggono l'articolo, ed è la stessa cosa. Magari guardano le figure e poi ascoltano chi sta parlando. Vai pure alla prossima, dai, se no diventiamo. Allora, quando noi abbiamo a che fare con una canna, io vi devo tirare fuori un'altra formula, che è una formula semplice, ma che secondo me è importante. Cioè, nel momento in cui viene sparato un proiettile, la camera di cartuccia e la canna vanno in pressione. Facciamo una considerazione di carattere generale. Poi qualcuno mi dirà, sì, ma la pressione ha livelli diversi. Va bene, facciamo una considerazione di carattere generale, che almeno cominciamo ad afferrare un po' di concetti tecnici. Se io voglio valutare qual è lo stato di tensione che si genera in una canna quando viene sparata una munizione, io ho che lo stato di tensione è direttamente proporzionale alla pressione e al diametro. Più aumenta la pressione e più aumenta il diametro, più aumenta lo stato di tensione nella canna. No, questa è una cosa secondo me interessante da dire, perché normalmente la gente dice, ah, se io sparo una munizione a elevata pressione che sviluppa, andate a vedere le tabelle CIP che vi dicono qual è la pressione che viene sviluppata da una munizione, allora lo stato di tensione aumenta. Sì, è vero, ma c'è anche la dimensione della canna, per cui a parità di tutto il resto, aumentare il diametro della canna aumenta lo stato di tensione. Quindi, scusami, se ho capito correttamente, questo è molto interessante. A parità di pressione, una canna dal diametro maggiore avrà più tensione meccanica. Assolutamente sì, assolutamente. Ti dico, allora, anni fa ho fatto un lavoro, non ti posso dire come, con chi è, per cui a un certo punto delle canne per il 5,56 sono state ricalibrate per il 7,62 e aumenta è stata cambiata, aumentano i livelli di pressione e si possono avere delle rotture su alcune parti dell'arma, ecco tutto qua. Niente, mentre invece al denominatore, vabbè, ci va 2 e lo spessore, per cui se io voglio ridurre la tensione meccanica della canna, io devo aumentare, e questo è abbastanza intuitivo, devo aumentare lo spessore di parete del tubo, perché la canna è un tubo, del tubo, e quindi io ho questi tre parametri in cui posso giocare per dire ho una tensione maggiore o una tensione minore in canna nel momento in cui sparo un proiettile, sparo una munizione e quindi poi parte un proiettile. Vai, alla prossima. Ecco, quali sono i problemi delle canne? I costi, sempre, perché se tu parli con chi va a caccia, magari si fa fare delle belle armi, anche tutte intarsiate, tutte lavorate, tutte rifinite, eccetera, eccetera, e poi però se devi fare delle armi militari, la prima cosa che devi contenere sono i costi, per cui questo è fondamentale, le tensioni meccaniche che si sviluppano nelle canne, l'usura che internamente si può sviluppare nelle canne, il problema del surriscaldamento, la corrosione, che è un problema è legato a come viene trattata o maltrattata l'arma, e poi i problemi estetici, perché alla fine, non per i militari certamente, ma per gli appassionati, per chi è una certa arma rispetto a un'altra è più bella o meno bella, eccetera, eccetera. Ecco, tutto qua. Vai alla prossima, che mi pare che parliamo. Ecco, come vengono fatte le canne? Tu hai fatto dei video, secondo me, interessantissimi, per cui ti faccio pubblicità. Andate a vedere i video di Vlad sulla costruzione delle canne, sulla rigatura delle canne, interessante, no? E niente, come si fa come si fa una canna? Si prende una barra tonda, una barra cilindrica, la si taglia a misura, la si va a forare con una punta che si chiama punta cannone, che è una punta particolare,
che è un è tipo un utensile che fora come un trapano, però non è la classica punta del trapano perché deve avere delle caratteristiche particolari. Il fluido di raffreddamento passa all'interno di un tubo che di una scusate, di un tubo di un foro che sta all'interno della come si dice della punta e quindi fluisce all'interno e va nella zona di taglio e il trucciolo fuoriesce dalla stessa direzione in cui è entrata la canna, per cui è un utensile particolare. Poi cosa viene fatta? Poi viene fatta la tornitura esterna, perché il problema di quando si fora su una lunghezza molto su una dimensione molto lunga è il fatto che la punta, bene o male, anche se voi siete bravissimi, comunque un po' sbandiera e quindi poi tu hai bisogno di una canna che sia coassiale, per cui il foro diciamo la superficie cilindrica interna e la superficie cilindrica esterna devono essere coassiali per poter certo. No? Quindi fai la tornitura esterna dopo, fai tutta una serie di lavorazioni, di rettifiche, di lappature iniziali, fai la rigatura internamente, l'alesatore è l'utensile per allargare il foro e poi fai la rigatura interna attraverso l'ogivatura, la rotomartellatura, cioè varie tecniche, c'è anche la rigatura elettrolitica, elettrochimica, insomma. Ho linkato il video nella chat dove proprio parliamo delle 5 tecniche più diffuse per fare questa cosa. Comunque, perché hai visto quel video, qui l'ogivatura e la bottonatura sono la stessa identica cosa. Esatto, sono due nomi diversi per lo stesso processo. Sì. Esattamente. E niente, questo è come si fanno le canne. Vai alla prossima che mi pare ci sono i materiali. Eccolo qua. Ecco. Ci sono i materiali e come si rompono le canne. Allora, tipicamente le canne sono fatte in acciaio speciale da costruzione, cioè un acciaio allo stato bonificato, è un acciaio che viene temprato e rinvenuto e quindi per esaltare le sue caratteristiche, le sue proprietà meccaniche, viene trattato termicamente, viene riscaldato a alta temperatura, raffreddato bruscamente, tipicamente in acqua se è al solo carbonio o in olio se è debolmente legato e poi viene rinvenuto, cioè riscaldato nuovamente a 600 gradi per un certo numero di ore. In questo modo voi ottenete una massa metallica che è molto dura, molto resistente, ma anche molto tenace, perché le due proprietà che sembrano un po' antitetiche, ma che bisogna comunque cercare di ottenere sulla canna, sono queste due, la resistenza meccanica, la durezza, e la resistenza alla frattura fragile, la tenacità o resilienza, che è la possibilità di resistere agli urti, alle sollecitazioni impulsive che sono quelle che avvengono in canna. Ecco. Se vi interessa, le canne migliori, lì c'è una sequenza di tipologie di acciaio, acciaio al C vuol dire al carbonio, al cromo molibdeno, al nickel cromo molibdeno, al nickel cromo molibdeno vanadio. Allora, sono varie tipologie, secondo me con un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono delle ottime canne, sono le canne al nickel cromo molibdeno, perché il nickel è un elemento di lega che conferisce grande tenacità al materiale, il cromo molibdeno oltre al carbonio gli danno elevata resistenza e si hanno delle ottime canne. Se poi voi dovete fare, che so, delle canne che sostengono molto meglio il surriscaldamento, potete mettere il vanadio. Addirittura so, ho letto in giro, che alcune canne di mitragliatrici, che sparano quindi munizioni in sequenza, sono fatte in acciai per utensili, per cui acciai che normalmente sono studiati e pensati per lavorare ad alta temperatura e quindi sono fatti in acciai. Però non è che si può pensare che uno ha un miglioramento, per cui va avanti a sparare senza avere il problema del surriscaldamento, ci mancherebbe. L'acciaio inossidabile, ci sono dei costruttori che fanno canne, ma anche parti dell'arma in acciaio inossidabile. Penso che tutti sanno che l'acciaio inossidabile è resistente alla corrosione perché è un acciaio che ha elevata resistenza alla corrosione a causa della percentuale di cromo molto alta. Gli acciai inossidabili che si usano, banalizzo, ma non è molto diverso da questo, sono molto simili agli acciai che si usano per realizzare i coltelli che tagliano bene la carne. Avete presente quando andate al ristorante che per tagliare la fiorentina vi cambiano il coltello? Ecco, quei coltelli lì sono in acciaio inossidabile martensitico, che è un acciaio resistente meccanicamente. Gli acciai inossidabili non sono resistenti meccanicamente normalmente. Gli unici resistenti meccanicamente sono questi qui e secondo me meccanicamente sono meglio quelli sopra, per cui
adesso ti dico una cosa, per me la canna ideale è una canna in acciaio debolmente legato al cromo molibdeno o al nickel cromo molibdeno, brunita, che è, se io devo, se avessi i soldi per comprarmi una Ferrari, per me la Ferrari è rossa, non è gialla, nera, in acciaio inossidabile, cioè, capito? Sono un po' delle perversioni, ma però ho trovato anche che ci sono alcuni brevetti su canne in materiale ceramico. Il problema del materiale ceramico però è che è fragile, per cui hanno provato a fare, poi vediamo perché ci sono delle immagini, a fare delle canne in ceramica, però poi è comunque necessario mettergli, come dire, un rivestimento esterno in acciaio, perché se prende dei colpi è, si rompe. Ecco. Materiali compositi, li vediamo, ci sono anche tanti rivestimenti. Oh, mi permetto di dire una cosa prima di andare avanti, perché vedo... Poi anch'io infatti volevo, prima di passare alla prossima slide, fare le osservazioni e poi leggere. Dimmi pure, perché forse hai visto qualcosa nei commenti, no? No, no, è perché no, vedo, no. Vedo le canne rotte. Allora dico una cosa che dico sempre a tutti i miei studenti. Ricordatevi sempre che quando qualcosa si rompe, nel 90% dei casi il problema è legato al fatto che qualcuno ha fatto qualcosa che non doveva fare. Perché se no, normalmente la gente, perché io faccio questo di mestiere, mi dice... Ah, sarà colpa dei materiali. Io lo guardo e dico, ma che cazzo? Nel 99% dei casi non è mai colpa dei, i materiali, poverini, fanno lo, quando c'è un casino è perché qualcuno ha fatto pasticci. Lasciate in pace i materiali, insomma, lasciate in pace, no, i poveri materiali. Ma non è, ma, oppure la gente ti dice: no, ma sarà il materiale, avranno sbagliato la tecnologia di fabbricazione, sarà la progettazione sbagliata. Guardate, che sono, è difficile. Nella maggior parte dei casi il problema nasce a causa del fatto che qualcuno fa delle cose che non andrebbero fatte. Io, parlando di impianti industriali di macchine, dico: non fanno manutenzione, non fanno i controlli periodici, e quindi poi succedono tutta una serie di cose, per cui vabbè, adesso vai pure se tu hai domande. No, volevo infatti dire un paio di cose. Prima cosa, secondo me ti interesserebbe molto dal punto di vista storico, so che andiamo oltre il tuo lato interesse, ma l'Armalite, i famosi produttori del, poi della R15, no? Ma perché loro entrarono sul mercato in particolare facendo forti esperimenti sull'alluminio, sull'applicazione degli allumini in questo campo, e in particolare famoso il caso del loro R10, il padre dell'R15, appunto, nella prima versione aveva una canna di alluminio con un'anima in acciaio per indurirla, quindi all'interno acciaio, al cromo se non sbaglio, quindi cromata, poi all'esterno alluminio, che però si ruppe notoriamente durante un test, esplose durante un test davanti all'esercito americano, che disse no grazie, tornate un'altra volta. Ma il, come dire, fu il primo tentativo di fare una canna veramente composita, tutto per una questione di leggerezza principalmente, perché loro erano ossessionati dalla leggerezza di questa cosa. La seconda cosa che volevo dire per la chat è che quando il professore dice, per esempio, termini, correggimi se sbaglio, ma tipo come durezza, resilienza, e non lo dice perché gli piacciono, ma perché hanno significati estremamente specifici nel mondo dei materiali, no? Esatto. Magari poi possiamo vedere, dare un'occhiata, ma dice cose molto specifiche, non dice resilienza perché quella mentale della, è un termine vago, no, è molto specifico quando intende durezza e queste proprietà. Yeah. Ma cerco di banalizzare, la resistenza meccanica è la cosiddetta resistenza statica. Io prendo un filo, gli attacco un peso, ne posso attaccare 1, 5, 10 prima che il filo si rompa. È una resistenza statica, cioè staticamente il carico è applicato. La resilienza o resistenza alla frattura fragile è la resistenza ai carichi impulsivi, cioè se io gli do una botta, gli do una martellata, si rompe o resiste? Esempio tipico: il vetro è resistente ma è fragile. Resistente vuol dire che se io lo tiro, lui tiene bene, e tiene a volte di più di certi acciai, perché la resistenza statica del vetro è alta, non è bassa. Il problema è che il vetro è fragile, se tu una sollecitazione impulsiva lo rompi. Allora i materiali per certe applicazioni, e questa è una tipica applicazione, devono essere resistenti ma anche resilienti.
E poi aggiungiamo il discorso della durezza. La durezza va sempre insieme con la resistenza meccanica statica. Più una cosa è dura, più è resistente. Infatti il diamante è durissimo, ma se cade a terra si spacca, è molto fragile. Infatti i materiali ceramici sono molto duri e per una serie di problemi andrebbero benissimo per le applicazioni nel settore delle armi. Il problema è che sono fragili, per cui puoi avere delle rotture catastrofiche improvvise legate al fatto che il materiale non sostiene sollecitazioni impulsive. Ok? Certo. L'altra cosa, poi c'è tutto il mondo anche qui dei rivestimenti. Rivestimenti esterni, quindi della canna nella parte esterna, per migliorare la resistenza alla corrosione, ma poi ci sono anche tutta una serie di trattamenti all'interno della canna per migliorare la durezza. Anche qui, anni fa ho fatto un lavoro, anche in questo caso non ti posso dire per cosa, canne da cannone che erano fatte in acciaio speciale da costruzione, nitrurate internamente, cioè un trattamento termico di assorbimento di azoto in superficie che rende molto dura la superficie. Perché così sparando i colpi non c'erano problemi di usura. E quindi questa è tutto qua. Poi c'è il mondo dietro, dietro ai materiali ci sono tantissime cose. A me piacerebbe parlare, io vi dico, ai miei studenti gli faccio 3 corsi sui materiali, nel loro percorso ci sono 3 corsi sui materiali per un totale di 7, 6, 13 e 6, 20 crediti, che vuol dire 200 ore. Per cui... E noi stiamo cercando di sintetizzando in molto meno tempo, quindi. Ma sì, ma va bene, nel senso, però la cosa bella, secondo me la cosa bella di quando si fanno queste cose qui è cercare di trasmettere un minimo di passione, di interesse, poi se uno vuole approfondisce per conto suo, perché dovrebbe essere dare il là per, e lo faccio anche con i miei studenti, dare il là per cercare di dire guarda c'è un mondo dietro, comincia a interessarti, comincia ad approfondire. Vai alla prossima, che sennò andiamo, non finiamo. Esattamente. Ecco, qui è la tipica finitura delle armi che sono brunite, bluettate. Che cos'è la brunitura? È banalmente un'ossidazione controllata della superficie con specie chimiche ossidanti, tipicamente il vapore acqueo. Il vapore acqueo è una sostanza ossidante che dà quel colore... nerastro o bluette, il colore dipende dalla temperatura a cui avviene il fenomeno di ossidazione, perché il colore è l'effetto dell'interferenza della radiazione luminosa con lo spessore di ossido che si è formato, e quindi in funzione del maggiore o minore spessore tu hai colori diversi. La brunitura però non è resistente meccanicamente, questo ossido è facile che si rovini e venga via. Infatti la Colt modello 1911 che c'è sopra, vedete che è stata più usata di quella sotto, che è il modello 1911A1, io non conoscevo questa differenza, sono andato a curiosare, ho letto, ho capito che ci sono delle differenze tra le due, poi gliele racconterai tu ai miei studenti. Andiamo avanti? Assolutamente, andiamo avanti. Allora, ecco qui le canne, qui vedete due cose, come dire, un po' curiose, no? A sinistra vedete delle canne in materiale composito, l'interno è in acciaio, l'esterno è in fibra di carbonio. È un concetto che industrialmente si usa per esempio anche in molte bombole per alleggerirne il peso, ovviamente. C'è il liner interno, il guscio interno in acciaio, perché deve resistere meccanicamente, perché deve prendere le botte, così ci intendiamo. E poi c'è lo strato esterno, che sono fibre di carbonio, per aumentare la resistenza statica. Per cui la resistenza classica della canna. Dall'altra parte ho trovato un articolo scientifico di gente che ha provato a fare le canne in materiale ceramico, dice che funzionano bene ma che sono delicate, perché i materiali ceramici non vanno bene per fare oggetti snelli, lunghi e stretti, vanno bene per fare oggetti tozzi. Gli oggetti snelli facilmente vanno incontro a sollecitazioni di flessione e si rompono in modo fragile, un problema. Idealmente sarebbero perfetti. Questo credo che tu le abbia viste in giro, no? Questi bei colori, che cos'è questa roba? Passa alla prossima, che credo sia l'ultima, che così abbiamo terminato di ammorbare i nostri ascoltatori. È una tecnica di rivestimento che si usa da tantissimi anni, è la classica tecnica di rivestimento degli utensili da taglio. Se qui qualcuno ha provato a lavorare in officina, gli utensili da taglio hanno quelle placchettine di colore giallo-oro sulla superficie, colore giallo-oro in punta,
non è oro, è nitruro di titanio ed è ottenuto attraverso la deposizione di un processo di deposizione che si chiama PVD, che sta per Physical Vapor Deposition, cioè in una camera si fa un vuoto molto spinto, si aumenta la temperatura, il metallo passa direttamente dallo stato solido allo stato di vapore, quindi voi avete un vapore metallico, fate entrare in, per esempio titanio, fate entrare in camera dell'azoto, si combina sotto forma di nitruro di titanio, si deposita e il colore del nitruro di titanio, lo vedete lì in basso a sinistra, è colore giallo oro. Poi ci sono... In Polonia non lo chiamavamo PVD, ma lo chiamavamo proprio in termini polacco azoto titanazione, una cosa del genere. Sì, non sì, so sì, se è equivalente in italiano, ma in polacco lo chiamavamo proprio così, c'è l'elemento dell'azoto. E poi si può, in funzione dei composti che si creano, lì ho messo proprio la tabella, ci sono colori diversi. Vi dico ad esempio che questo si usa moltissimo anche nel settore dell'occhialeria. Quando devono fare gli occhiali colorati su substrato metallico, gli depositano queste cose e ve li vendono facendoveli pagare il 50% in più, perché è così. Siete tutti... Andiamo avanti, che mi pare che sia l'ultimo. Infatti è l'ultimo, non va avanti. Perfetto, quindi abbiamo finito. Ho letto qualcuno che chiedeva il titanio. Questa è una tutti i miei studenti, quando io faccio lezioni, mi dicono: ah, ma professore, il titanio. Io dico: il titanio. Il titanio costa troppo. A me spiace riportare il problema sempre lì. Ma no, è fondamentale, siamo pratici, sì, quindi il costo è fondamentale, assolutamente. Mettiamoli dei numeri, perché prendiamo l'acciaio, costa 1, una lega d'alluminio tranquilla costa 3, una lega d'alluminio ad alta resistenza costa 8, 9, 10, un acciaio inossidabile 3, un rame e sue leghe 8, il titanio 40, 50, uno dei principali produttori di titanio è la Russia, per cui adesso sarà aumentato ulteriormente. Le leghe base nickel lo stesso, 40, 50, 60, perché poi più vai su è la legge di mercato, per cui quando c'è a disposizione tanto materiale, c'è tanta offerta, il prezzo cala. Se l'offerta è molto limitata, tu fai il prezzo che vuoi, e se vuoi il materiale lo vieni a prendere da me e lo paghi, se no ti attacchi. Mm. Vediamo qualche domanda, magari prendiamoci 10 minuti e poi lascio andare il professore, anche perché penso inizia a essere ora di cena. Facciamo qualche domanda. Parcherizzazione, no? Perché se non sbaglio È una cosa che non conosco, io non ho problemi a dirlo. Se posso approfondire, non so che... Guarda, non so sulla chimica, perché non mi chiedere questa cosa. So una cosa: la cosa del Parker è un'azienda che ha inventato questo processo. Come si fa? Non me lo chiedere, perché non lo so neanche io, onestamente. Però la finitura che dà una specie di patina grigio scura, quasi ruvida, quasi opaca. Non te lo so spiegare diversamente. Allora, è sicuramente specifico. Allora, ho capito. Sì. Allora, è sicuramente, ti rispondo così, perché è sicuramente un rivestimento. Tenete conto che molti processi industriali, anziché dargli, come dire, la denominazione del processo che vi fa capire la fisica del processo, gli danno una denominazione commerciale molto spesso, ce ne sono tantissimi, per cui probabilmente quel termine parcherizzazione è un termine è una denominazione commerciale di un processo, di un rivestimento, di un trattamento, e però non lo so, cioè dovrei approfondire, non ne ho mai avuto a che fare, certo, con tutto qua. Certo. E Frank ci fa una domanda: cosa pensa il professore della ceracote, questa famosa ormai moda di vernice ceramica, tra virgolette? È una moda, appunto. E infatti, le armi sono le armi sono brunite. Punto, basta, non fategli a canne in acciaio inossidabile, adesso i produttori mi spareranno. Ma cosa serve? Netronalgam ci dice: al salvare il metallo dalla corrosione è l'olio, perché la parcherizzazione serve ad attaccare uno strato di olio lubrificante al metallo. Interessante. Allora vuol dire che, perché è una cosa che si fa anche in altre applicazioni industriali, sarà sicuramente un trattamento di superficie, quindi non un rivestimento, che rende la superficie del metallo porosa e quindi
passando un film d'olio, l'olio si assorbe all'interno della porosità e durante l'esercizio viene progressivamente rilasciato. Conosco questa cosa perché, per esempio, si fanno dei trattamenti di superficie in cui alla fine del processo si fanno dei passaggi di ossidazione controllata che creano lo strato più esterno poroso e favoriscono la penetrazione dell'olio. Diciamo una cosa di carattere generale. A volte è difficile rispondere quando ti viene dato una denominazione che è commerciale, no? Anche Ceracot è una denominazione commerciale. Sì, è un commerciale. Io quello che dico sempre, perché lo dico anche alle aziende che vengono da noi, gli dico: sentite, non c'è problema, tu me lo porti, io lo distruggo e ti dico vita, morte, miracoli di quella roba lì. Se lo vuoi copiare, lo copi. Poi questa cosa qui si chiama reverse engineering e quindi sembra molto figo, ma la realtà è prendere il pezzo che ha fatto uno, lo analizzi con attenzione e glielo copi dall'inizio alla fine, come fanno tanti. Avevo un'altra domanda interessante che avevo un attimo qua. Come facciamo a capire il metallo di cui è fatta la canna, la lega magari specificamente, perché tendenzialmente diciamo sono acciai e leghe. Chiediamo direttamente al produttore o magari direttamente a te? Allora, io a priori non lo puoi sapere, perché a priori non lo puoi sapere. C'è un modo che è fargli un'analisi chimica. L'analisi chimica la puoi fare, però obiettivamente è blandamente distruttiva, ma cioè nessuno va ad analizzare la canna di un'arma a cui è affezionato perché vuole sapere in modo spasmodico di che cosa è fatto. Ai militari non gliene frega niente, per cui è soltanto l'appassionato, purtroppo senza fare un'analisi, però è una cosa proprio. Guarda, io sono qua in un laboratorio con i ragazzi del laboratorio, se uno mi dice: io voglio sapere di che cosa è fatta la canna, non c'è problema, tu mi dai la canna, ti faccio l'analisi, ti fanno la fattura, perché c'è un costo, non costa neanche tanto fare un'analisi chimica, costa 100 euro, fai un'analisi chimica, fai quella che si chiama la sparata al quantometro, cioè prendi una piccola quantità di metallo, grosso modo un centimetro cubico, lucidi la superficie, la metti in una macchina che fa una scarica elettrica, brucia il metallo, lo vaporizza e va a valutare quello che è la la stanchezza, perché c'è qui il ragazzo ha detto: no, ti seguo in diretta. Lo spettro di emissione, e quindi in funzione delle onde, delle lunghezze d'onda, non mi veniva il termine, delle lunghezze d'onda di emissione degli elementi, ti fa un calcolo della quantità di quello che c'è dentro, perché ogni elemento emette con una certa lunghezza d'onda ed è diverso da elemento a elemento, e poi se il picco è alto o è basso, la sto semplificando ma è così in estrema sintesi, vuol dire che la quantità di quell'elemento è maggiore o minore. È molto precisa, per cui uno ti può dire: questo è quest'acciaio XYZ, e gli acciai sono tutti classificati, non è che si sono inventati degli acciai strani per fare le canne delle armi da fuoco o per fare... Ce ne sono tantissimi, perché normalmente parlando con la gente mi dice: ah sì, l'acciaio, l'acciaio è una roba, un concetto generico, cioè di acciai, di composizione di acciai ce ne sono centinaia, ma veramente. Se vi interessa, scaricatevi i libri, così vi studiate un po' di cose sugli acciai. A proposito di libri e trovare informazioni, qui ci sta Tartaglia che ci chiede: dove ci si può informare sulla storia della metallurgia? Perché gli piacerebbe molto approfondire la storia della metallurgia nel Novecento. Questo è molto particolare, da metallurgo ma anche da storico appassionato di queste cose. Dove si trovano queste informazioni? Allora, ci sono dei libri. Il mio capo, che era il professor Walter Nicodemi, che è morto da una decina d'anni, al termine della sua carriera si è occupato di storia della metallurgia. A un certo punto faceva pure un corso all'università che si chiamava Storia della metallurgia. Ha fatto anche dei libri. Se voi cercate Nicodemi, Storia della metallurgia, li trovate, sono ancora in vendita. E diciamo è una buona base per partire. Poi purtroppo, e sottolineo purtroppo, in italiano ormai si scrive troppo poco, e quindi molto materiale per approfondirlo voi lo dovete leggere in inglese.
caro Tartaglia, se sei interessato mi scrivi una mail che poi ti do tutta una serie di indicazioni, perché c'è veramente il mondo di gente che lavora in questo settore. Addirittura ci sono gli archeologi, che diciamo è una branca delle loro attività di ricerca, l'archeometallo. Ho fatto anch'io qualche lavoro. Se andate sul mio canale, sul mio sito di Accademia, trovate anche qualcosa. Ho fatto dei lavori su dei chiodi di epoca romana imperiale, ho fatto dei lavori su dei cannoni della fine del 400, dei cannoni a retrocarica cerchiati, ho fatto delle cose anch'io, però proprio a spot, ecco, diciamo un segreto che tanto resta tra me e te. Siccome non si fa tanto carriera a fare lavori di storia della metallurgia, ma più a fare cose di metallurgia, sì, l'ho fatto perché mi piaceva, mi divertiva. Infatti il mio capo se ne è occupato di questa cosa quando ormai era arrivato al top della carriera, alla fine ha detto, ma sì, facciamo anche storia della metallurgia. Quasi per sport l'ha fatto. Sì. Chris Ingiresci chiede invece una cosa interessante. Il professore si occupa anche dei trattamenti sulle corazze, mi viene in mente che comunque con le piastre balistiche, queste cose qua, o mi viene in mente adesso così su due piedi, nella storia appunto, non so, dei mezzi corazzati o delle navi corazzate, ci sono stati vari procedimenti per mi viene in mente, ecco, il metodo Krupp in questo momento e vari metodi della Krupp. Dunque qui anche qui è un mondo, nel senso, parliamo di corazze monolitiche, quindi fatte tutte dello stesso materiale, quindi le corazze stratificate, spaziate, reattive, via quella roba lì. Allora, le piastre di corazzatura adesso sono tutte in materiali omogenei, tra l'altro si chiama Rolled Homogeneous Armor, diciamo l'acciaio che è standardizzato per le protezioni balistiche. Comunque, siccome gli acciai possono avere composizioni chimiche diverse, metallurgia diversa, trattamenti diversi, li si può avere con livelli di durezza e di resistenza molto diversi. E tenete conto che una protezione balistica deve avere sempre due cose. La prima deve essere dura e resistente, perché quando il proiettile colpisce la protezione è un gioco di chi cede per primo, cioè soprattutto gli impatti ad altissima velocità sopra i 1000 metri al secondo, il proiettile comincia a erodere la protezione e la protezione erode la punta del proiettile. Questo è il motivo per cui i penetratori nei carri dei proiettili delle munizioni dei carri armati sono molto lunghi e affusolati, perché quando colpiscono devono avere tanto materiale che si sta erodendo intanto che loro stanno erodendo il bersaglio, così lo passano da parte a parte. Però attualmente sono omogenei, poi ripeto, con i trattamenti puoi fare quello che vuoi. In passato, se qualcuno interessa, gli mando anche dei lavori che ho fatto con i carabinieri del RIS di Roma, siamo andati a sparare su piastre balistiche e anche non balistiche, abbiamo sparato, abbiamo visto un po', sono dei lavori che facciamo anche normalmente, ed è interessante, insomma, si vede le modalità di perforazione, cosa succede, perché poi c'è tutto il problema. Un conto è la resistenza, un conto poi il materiale deve essere anche tenace, perché l'altro problema che può avere è che se l'impatto balistico è tale per cui il materiale non lo riesce a sostenere e si rompe in modo fragile, non è più un problema di perforazione, è un problema che la protezione salta perché si sta comportando come un pezzo di vetro. E vabbè, questo... anche qui tra l'altro perdoni, ma sicuramente lo saprei che ci sono stati casi in passato appunto di armi anticarro che sfruttavano questi principi. Il primo, forse quello più famoso, gli inglesi con un particolare tipo di munizione che praticamente solo utilizzavano l'ash, appunto. Ma un'altra cosa interessantissima, pensa, i polacchi nel loro fucile anticarro degli anni 30 utilizzavano un proiettile in acciaio ad anima dolce che era sparato a una velocità assurda, perché parliamo di, non voglio dire le cavolate, ma 1200 metri al secondo in questi frangenti del genere, che provocava appunto, spiaccicandosi praticamente addosso alla corazza, lo spalling dall'altro lato, no? Con questa probabilità. Era progettato specificamente per fare questa cosa. Fammi dire una cosa e poi concludiamo su questa cosa. Sì. Qui. Mentre all'inizio del Novecento, quando c'è stata la corsa al riarmo navale tra gli inglesi e i tedeschi, tante navi tedesche avevano le corazze che erano cementate. Cioè, siccome la metallurgia non era così avanzata, per cui gli elementi di lega non si sapeva bene che effetti avessero, quanto se ne potesse mettere dentro e come trattare l'acciaio, avevano fatto una cosa, che è un'idea che non è mica stupida.
avevano fatto la corazza in un acciaio resistente, ma non super resistente, proprio per evitare che fosse troppo fragile. E poi avevano indurito la superficie con dei trattamenti di cementazione, che in inglese si chiamano carburizing, carburazione, arricchendo di carbonio gli strati più esterni delle piastre. Per cui tu che cosa avevi? Avevi sostanzialmente un materiale a resistenza diversificata. In corrispondenza della superficie esterna era molto ricco di carbonio, l'acciaio più ha carbonio più è resistente, più è duro. La zona più interna, la zona sottostante, invece era un acciaio meno duro, meno resistente, ma più tenace, e quindi riuscivi a avere insieme queste due proprietà, una la resistenza per danneggiare il penetratore quando sta colpendo la corazza, e l'altro la tenacità per evitare di collassare in modo fragile sotto l'impatto balistico. E poi ho visto che c'era una domanda. Ah, c'è uno che chiede, interessante, perché ho fatto anche queste cose qui. L'acciaio delle spade medievali è molto diverso dall'acciaio delle canne? No. Bella domanda. Allora, un momento. Anni fa viene da me uno studente, io avevo uno studente, dice: professore, senta, io ricostruisco spade medievali. Dico: vabbè. Viene e mi ha detto: guardi, mi si è rotta questa spada, siccome stava facendo il corso in cui insegno alla gente come capire perché si rompono le cose. Viene e mi dice: mi si è rotta la spada, capiamo perché. Ho detto: vabbè, capiamo per quale motivo si è rotta. Poi l'ha rifatta, gli ho detto: no, senti, fallo con questo acciaio, per cui gli ho dato delle indicazioni di usare degli acciai per molle che secondo me sono perfetti, perché sono anche molto, molto elastici, non è il termine tecnico corretto, ma per intenderci molto elastici, no? E quindi andava bene. Nel Medioevo c'era un livello di metallurgia e di acciai che era molto diverso, quindi la qualità non è quella. Per cui se tu mi chiedi l'acciaio delle spade medievali del tempo è diverso. Tieni conto che il problema principale, il grosso salto di qualità della metallurgia dalla fine dell'Ottocento a tutto il Novecento è l'avere gli elementi di lega, cioè prima l'acciaio era solo ferro e carbonio e si faceva anche fatica a produrlo perché non si potevano raggiungere delle temperature tali da arrivare alla completa fusione, per cui il processo era particolare. E dopo, quando si riesce a fare questa cosa, si riescono anche a capire gli effetti dell'aggiunta, oltre al carbonio, del cromo, del nickel, del molibdeno, del silicio, del manganese, che sono elementi di lega tipici che vanno dentro negli acciai. Ecco tutto qua. Se devi rifare delle spade medievali, mi scrivi e ti dico, cioè non c'è niente di segreto. Anzi, scaricati il libro, cerca il capitolo acciai per molle, così capisci tutto ed è l'ideale per fare le spade, è perfetto. Infatti il mio ex studente che si metteva a fare le spade mi ha detto: professore, le sue spade vanno benissimo, le ho vendute anche, è venuto da me, ma ne ha regalata uno spadone a due mani medievale che io ho in ufficio, non sto scherzando, per cui se domani tu vieni in ufficio ti faccio vedere lo spadone dello studente. Fantastico, intanto grazie Caos che si è abbonato qui al canale. Non so, abbiamo tempo per un'altra domanda o vogliamo chiudere? Come vuoi, guarda, so che mi sta seguendo la mia compagna, che sa benissimo, e come sai anche tu, che ho avuto un incidente in macchina circa un'ora prima che partisse la live. Sa che sono in laboratorio, stasera devo andare su a Brescia perché io sono collegato da Milano. Vediamo se mi... Se mi vuole, se mi tiene lì, se non mi butta fuori. Guarda, allora facciamo così, la faccio io un'ultimissima domanda e poi quindi mi dispiace spettatori, basta sotto questo punto di vista. E ti chiedo una domanda pratica, no? Perché tu tratti di rotture, queste cose qua, e hai detto che il 99% è colpa dell'utente, no? Queste cose qua. Ma in quell'1% invece di problemi materiali. Non ho detto che è colpa dell'utente, ho detto che è colpa di qualcuno che non ha fatto quello che doveva fare. A volte è colpa dell'utilizzatore finale, a volte è anche colpa, cioè, di qualcuno che fa dei pasticci, perché a volte ci sono dei problemi nei processi di produzione. Ma tu, quello che volevo chiedere, infatti, qual è il difetto, diciamo, del materiale che si può incontrare o incontri più spesso, non so, nelle canne delle armi, no? Se ti è successo incontrare particolari difetti del materiale, non so, le leghe sono sbagliate, sproporzionate, il trattamento termico, queste cose. Guarda, il problema che ci potrebbe essere, ma
Io ne ho vista una, ma guarda, non è che ci siano delle inclusioni di dimensioni consistenti. Cosa sono le inclusioni? Quando tu hai una massa metallica, la massa metallica è omogenea, può rimanere durante il processo di fabbricazione inglobato all'interno della massa metallica una stringa di un materiale che è anomalo, che è diverso dal metallo, non si attacca assieme, ok? Quella sostanza che rimane inglobata dentro, che tipicamente sono ossidi, sono solfuri, sono dei composti di ossigeno o di zolfo, è una discontinuità, crea una discontinuità e può dare origine a un innesco di rottura. Però questo è un problema che c'era fino agli anni 70 del secolo 1970-75. Poi la metallurgia, i processi di fabbricazione sono migliorati tantissimo. Cioè adesso vengono fatti degli acciai, ma credimi, guarda che non è una difesa d'ufficio, visto che faccio il metallurgista. I problemi veri ma non ce ne sono. Io ho fatto il consulente per la presidenza del Consiglio dei Ministri per l'incidente ferroviario di Viareggio. L'assile ferroviario di Viareggio, che si è rotto per fenomeni di fatica, era un assile costruito alla 1975, in quegli anni lì. Il materiale non aveva alcun problema. Ho avuto dei colleghi, uno mi ha detto: ah, ma lei non sa che gli acciai invecchiano? Io l'ho guardato e ho detto: ma questo è un cretino, non capisce niente. Gli acciai non invecchiano. Cioè, se qualcuno... Guardate, un materiale, se va bene, va bene. Un'altra cosa che dico ai miei studenti, lo dico sempre: guardate che se c'è un problema di un materiale o un problema di un progetto sbagliato, di una costruzione, la rottura avviene subito, subito. Infatti, una cosa che dico ai miei studenti, e la diciamo a tutti, che è importante, quando avete una rottura, la prima domanda da farsi è: da quanto tempo è in esercizio questo oggetto, questo componente, questa macchina? Perché se è in esercizio da 5 anni e sta funzionando regolarmente da 5 anni e il materiale è fallato dall'origine, quindi doveva rompersi subito. Ok? Ed è un ragionamento non ingegneristico, di buon senso. E infatti, quando c'è un difetto nei materiali, nella tecnologia, nel progetto sbagliato, e può capitare, il problema si manifesta subito, 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 perché poi, dopo un po' di anni, ma che problema? Cioè, se si rompe, le cose, se hanno problemi intrinsecamente, ce li hanno è ovvio. Certo, assolutamente, assolutamente. Chiarissimo su questo. Anche fenomeni che avvengono nel tempo, come i fenomeni di fatica, se sono innescati da dei difetti che stanno all'origine, ma tu nel giro di un anno si manifesta questa cosa. A volte vengono da noi dei clienti, perché noi, come lo dico a beneficio di quelli che magari non sa, l'università, il Politecnico di Milano, lavora come una società di ingegneria, quindi noi facciamo lezioni agli studenti, esercitazioni, attività, tesi, eccetera, eccetera, ma noi abbiamo un sacco di contratti che entrano in dipartimento. Il mio dipartimento è il glorioso Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, e arrivano un sacco di contratti per cui noi lavoriamo con le aziende su problemi reali, ok? E spesso arrivano e ci dicono: si è rotto questo componente. Il cliente me l'ha riportato, siccome io l'ho costruito, il cliente mi dice: io sono quello che l'ha costruito, e chi me l'ha riportato mi dice: sarà colpa del materiale. Io ai miei studenti gli dico: sapete perché vi dicono così? Perché la gente non capisce niente di materiali, e voi ditegli: da quanto tempo è che sto componente in esercizio? 20 anni. 20 anni il materiale. Ma sì, cioè, guarda che non è una difesa d'ufficio. Se tu ci pensi, è un ragionamento anche logico, è di buon senso, no? Per cui, niente, tutto qua. Perfetto. Non so se ho risposto e soprattutto non so se... No, assolutamente sì. Ma abbiamo accennato e parlato e discusso tantissimi argomenti, che sono infatti complicatissimi, no? Pensare che comunque hai dedicato 30 anni di carriera a questa cosa, insegni corsi di laurea. Noi abbiamo fatto oggi per il nostro pubblico tendenzialmente un'infarinatura, no? Ma se volete, se avete scoperto una passione per la metallurgia o avete domande per il professore, come prima ci accennava, vi rifaccio vedere un attimo: all'inizio della presentazione c'erano i contatti del prof, ve lo faccio vedere subito. Intanto che tu fai vedere i contatti, volevo commentare
la tua bellissima cuffia. Secondo me dovresti mettere l'adesivo di Hello Kitty e saresti bellissimo. Sì, sì, secondo me, guarda, secondo me mi dona da morire, non c'è niente da fare. assolutamente. E Matteo ha appena unito i puntini che suo fratello fa meccanica al Politecnico, quindi magari è il fratello di Matteo come studente e hanno finalmente unito i puntini in questo momento. Professore, che devo dire? Grazie davvero di cuore per aver partecipato a questa live, perché è stata interessantissima. Io, per me, un tema estremamente interessante, perché io da buon cafone ineducato, il tema, diciamo, dell'ingegneria meccanica è uno che mi affascina particolarmente, proprio perché non ne capisco niente, no? E però capisco quanto sia importante per capire poi il mio interesse, la mia passione per delle armi da fuoco. Quindi è stato veramente illuminante, spero anche che per il pubblico è stato così, in questa maniera. Se vuoi salutare il pubblico, saluta, e poi così possiamo chiudere. Io saluto tutti, saluto, ho visto che avevo anche degli amici collegati, per esempio Dennis prima, che è un carissimo amico, che mi ha detto: ah, ma fai la live, cerco di seguirti. So che mi starà seguendo sicuramente la mia compagna Marcella, che ringrazio sempre per la pazienza, e quindi la salutiamo. Saluto il laboratorio Hammer, che è qui a Rho, a Mazzo di Rho, e in cui noi facciamo dei lavori simili a quelli che facciamo anche al Politecnico con loro, per cui saluto tutti e ringrazio tutti, e soprattutto ringrazio te, e ti ribadisco, ti aspetto al Politecnico. Assolutamente sì, questa è una promessa. Quando facciamo, perché una delle cose che sicuramente faremo una chiacchierata davanti a tutti gli studenti, non per il corso, ma di presentazione anche di questo orientamento, di questo track, come lo chiamiamo noi, difesa e sicurezza, sono sempre aperti al pubblico, per cui venite lì, vi sedete, abbiamo un'aula da 80-90 posti. Se non volete fare sta cosa, vi mando il link per seguire, e se volete venire mi fa solo piacere. Fantastico. Io ovviamente vi condivido tutto quanto, quindi cercate informazioni sui miei social, qui su YouTube, nella pagina community, su Facebook e su Instagram, che sono i social dove sono presente. Di nuovo, professore, grazie ancora per aver partecipato, e noi, come sempre, con voi il pubblico, ci vediamo alla prossima. Ciao grandissimi, ciao.